Buonasera, parliamo di Raffaele La Capria questa sera, che è stato già giustamente accolto da un applauso, uno dei maestri della letteratura italiana, grandissimo scrittore, non c'è bisogno di aggiungere altro, e però ci piaceva, ci era venuta l'idea di affrontare proprio i rapporti di Raffaele La Capria con il cinema, che per, sono stati continuati, intensi per decenni. Si sente? Sì. Sono stati dei rapporti dovuti un po' al caso e un po' al fatto che i miei amici più cari, Franco Rosi, Peppino Patroni Griffi, Lina Wertmüller, Damiano Damiani, facevano cinema. E così mi hanno chiesto di collaborare alle loro opere. Stasera so che dobbiamo parlare di Leoni al sole e poi di Identikit. E anche di C'era una volta. Parleremo in generale. Poi parliamo in generale, voi fatemi parlare di quello che volete. Allora, intanto voglio ringraziare anche Fabrizio Corallo, giornalista, critico, insomma, grande amante e sponsor del cinema italiano, che abbiamo avuto qui più volte al Cinema Trevi, che ci aiuterà in questo viaggio nel cinema di Raffaele La Capria, nel quale volevo cominciare da una domanda che non c'entra niente con i film cui ha collaborato La Capria, cioè prima di fare il cinema. Che cos'era il cinema per lei, da spettatore, nella sua infanzia, nella sua giovinezza, cioè per la sua generazione? Quanto è stato importante il cinema? Io ero uno che andava al cinema perché il cinema di quell'epoca, quando insomma io cominciavo ad avere un'età dopo l'adolescenza, era un cinema che raccontava l'Italia meglio di qualsiasi altra cosa, meglio dei giornali, meglio di tutti. C'era, diciamo così, un'immagine del paese molto interessante, anche perché il neorealismo era l'epoca, insomma, che coincideva con questa mia giovinezza. E come sapete meglio di me, il neorealismo è stato uno dei periodi più fulgidi del cinema italiano. Quando finì il fascismo, gli italiani fecero due viaggi. Uno era un viaggio fuori dall'Italia, fuori dalla cultura che fino allora era stata la cultura italiana, per conoscere meglio quello che accadeva negli altri paesi. Ci fu come una specie di apertura, si trovarono nuovi scrittori, nuove forme di espressione. Dovete immaginare che durante il periodo del fascismo la cultura si era molto localizzata. Non potevamo leggere alcuni libri, per esempio Hemingway, Fitzgerald, autori che dettero, diciamo così, una scossa e una svolta alla narrativa, non si potevano leggere perché i libri non erano stati tradotti. Allora, questo è stato il primo viaggio, un viaggio culturale al di fuori delle frontiere italiane, che fino a quel momento erano state un po' chiuse. E poi c'è stato un viaggio importantissimo anche quello, il viaggio in Italia, cioè ci fu un modo di conoscere l'Italia viaggiando attraverso l'Italia e soprattutto in certe zone dell'Italia, in certe zone del sud dove appunto Cristo si era fermato. E anche quello
fu molto interessante, perché cominciammo veramente a scoprire meglio il nostro paese e chi eravamo. Ecco, questi due viaggi, viaggio fuori dalle frontiere italiane e viaggio in Italia, che poi ci furono anche dei libri, c'è il viaggio in Italia scritto da Piovene, che è un viaggio molto bello, un altro scritto da Cerronetti, Albergo Italia, insomma, l'Italia divenne anche essa una terra da scoprire, e non mancarono le sorprese, perché in effetti scoprimmo tante cose, sia della vita italiana, sia del paesaggio italiano, sia della condizione umana e di tante regioni d'Italia. Questa era, diciamo così, l'atmosfera, e i due viaggi che vi ho detto furono molto importanti per la nostra formazione. Un'ultima domanda prima di passare la parola a Fabrizio Corallo. E quindi è soprattutto il cinema italiano quello che vi ha formato in quella generazione. Era soprattutto il cinema italiano quello che vi ha formato in quella generazione, non tanto. Che rapporto avevate ad esempio con il cinema americano, con il mondo del cinema? Il cinema americano era un'altra cosa. Anche quello era un bel cinema, perché gli americani sapevano trovare delle situazioni in cui, diciamo, i sentimenti umani trovavano una rappresentazione psicologica, sentimentale, quelli buoni naturalmente, che era molto interessante, anche perché gli americani erano molto bravi a creare i personaggi, certi attori diventati famosi per i personaggi che avevano rappresentato, li conosciamo tutti, sono diventati dei personaggi internazionali con dei caratteri precisi. Ecco, nel cinema italiano il personaggio è meno importante, è più importante l'ambiente, la situazione storica in cui le cose accadevano, ma quello è stato molto importante, perché nel cinema americano non se ne parlava proprio, e soltanto dopo che gli italiani hanno fatto i loro film neorealisti, gli americani hanno capito che si doveva parlare anche della società, eccetera, e sono venuti fuori dei film americani che, insomma, erano diversi da quelli che gli americani facevano prima che il neorealismo italiano avesse influenzato la loro fantasia. Il cinema italiano è stato molto importante per questo, è stato accolto e rielaborato perfino, diciamo così, più di recente. I film di Fellini hanno fatto scoprire agli americani un modo nuovo girare, hanno dato una svolta al cinema americano. Per esempio, Apocalypse Now non avrebbe potuto essere, quello vi ricordate della guerra, non avrebbe potuto essere girato nel modo in cui fu girato, con quel personaggio intorno al quale come farfalle volavano gli elicotteri, eccetera, un misto di realtà e di immaginazione che soltanto dopo Fellini è stato possibile nel cinema americano. Sono tutte cose, insomma, che sono naturalmente venute fuori. Il cinema italiano è stato veramente per questo un cinema che ha influenzato non soltanto il cinema americano, ma tutto il cinema mondiale. Ecco, in questo senso noi siamo stati veramente dei pionieri. Grazie. Prezio. Ecco, Dudu, abbiamo visto adesso Leone al sole, che è l'opera prima di Vittorio Caprioli,
che tu hai sceneggiato, ed è il primo film che tu hai sceneggiato. Senti, per il... Non sento bene. Allora è colpa del... Provo ad alzare la voce io? No, parla. Voi sentite? Sì. Sì. Allora, è stato proiettato adesso Leoni al sole, che è il primo film di Vittorio Caprioli che tu hai sceneggiato, è la tua prima sceneggiatura per il cinema. Per sfatare anche luoghi comuni o dicerie fuori luogo. Tu eri arrivato a Roma da Napoli negli anni 50, avevi pubblicato Un giorno di pazienza nel 52, fino a quando poi, facendo parte della vita culturale e letteraria e anche del cinema italiano, hai vissuto intensamente gli anni 50, fino a quando hai pubblicato nel 61 Ferita a morte, che è stato premiato con lo Strega di quell'anno ed è diventato un capolavoro riconosciuto internazionalmente. Naturalmente non tanto per i contenuti ma anche per la forma, perché era uscito intanto l'Ulisse di Joyce, c'era anche uno studio della forma che è stato particolarmente apprezzato. Naturalmente è un film molto complesso, è un libro molto complesso e anche un'eventuale trasposizione cinematografica risente di questa difficoltà, perché più che i fatti c'erano le sensazioni. Sì, infatti Paolo Sorrentino voleva farci un film. A casa mia Sorrentino che voleva fare Ferito a morte, io dissi guarda che non si può fare Ferito a morte perché è impossibile fare una sceneggiatura di questo libro immettendo nella sceneggiatura tutti i sensi che il libro ha, anche perché il libro è costruito in una maniera tale per cui ogni frase, diciamo così, era una frase insignificante di per sé ed era soltanto l'accumulo di queste frasi che venivano, come dire, registrate nel libro da un orecchio ferito per far capire il dolore che provocavano nell'ascoltatore. Tutto l'insieme di queste frasi irrilevanti, l'insieme di queste irrilevanze dava luogo nel vociferare nella vociferazione del circolo nautico che Ferito a morte registrava con una certa perfidia e con molto dolore, appunto perché è un orecchio dolorante che ascolto questa vociferazione. Questa vociferazione alla fine dava luogo a quello che si chiama un silenzio assordante. Vociferazione, silenzio assordante. E quel silenzio rappresentava nel libro Ferito a morte il silenzio della borghesia napoletana, definita una classe digerente invece che una classe dirigente. Ecco, tutto questo, questa capacità di dare alla irrilevanza una certa rilevanza nel cinema, era impossibile tradurlo con una sceneggiatura. Tanto è vero che tutte le sceneggiature che mi arrivavano erano delle sceneggiature di un realismo che facevano rassomigliare Ferito a morte a una sua versione negativa, che è appunto Leoni al sole. Cioè Ferito a morte è stato scritto contro la Napoli di Leone al sole. Ecco, però... Molti hanno detto che Leone al sole deriva da Ferito a morte, sì, ma come il contrario, come la cosa contro cui Ferito a morte era stata scritta. Ci sono delle atmosfere, degli echi, alcuni personaggi, alcune frasi che magari sono state riproposte in fase di sceneggiatura quando vi siete messi al lavoro con Caprioli, però l'accostamento, l'approccio alla materia è completamente opposto, mentre lì c'è l'autocompiacimento dei personaggi, in Ferito a morte c'era la condanna severa. Hai detto proprio la cosa giusta, perché Ferito a morte non è un libro
compiaciuto, mentre invece Leone al sole è un film compiaciuto. Io trovo che Ferita a morte vale più come documento di un'epoca e di certi sentimenti dell'epoca e di certi ambienti che come vero e proprio film, perché secondo me è un piccolo film, però è un piccolo film che ha, diciamo, destato nei quelli che l'hanno visto non soltanto un ascolto molto sentimentalmente forte, ma anche è rimasto un po' come nel ricordo. È stato, gli hanno voluto bene a sto film, anche se non se lo meritava molto. Tra l'altro, ma i personaggi però erano quei personaggi un po' dell'adolescenza che rassomigliavano ai vitelloni, erano i vitelloni diversi dai vitelloni di Fellini, erano i vitelloni napoletani che sono, insomma, dei ragazzi molto simpatici e molto inconcludenti. Uno di questi come ispirazione più o meno diretta era anche tuo fratello Pelos. Anche come ispirazione indiretta era mio fratello Pelos, il quale è il personaggio di Ninì, che è ferito a morte, insomma. Cioè questi, diciamo così... È un personaggio mitico non solo per Napoli ma per il Golfo, perché seminava il panico con i suoi scherzi ed era un personaggio... Io li chiamo i beniamini della vita. Mio fratello era appunto un beniamino della vita. La vita per lui era una continua recita, una continua rappresentazione, e del resto anche la vita di Napoli è una specie di recita quotidiana. Avete mai visto a Napoli, per esempio, due persone che litigano veramente e mentre litigano si voltano a guardare gli spettatori della litigata per vedere che reazioni hanno suscitato le loro invettive, insomma, quella che a Napoli io ho chiamato la recita della vita quotidiana, cioè i napoletani, avendo perso la loro naturale, diciamo così, il loro naturale rapporto con la vita, ne hanno inventato uno recitato e recitano continuamente la vita quotidiana, anche dolorosamente, ma la recitano, cioè non è un rapporto diretto, ma è un rapporto attraverso una certa teatralità istintiva che c'è nel popolo. Comunque non va sottolineato che non è una commedia balneare qualsiasi questa, perché comunque è un'opera prima che aveva avuto ottimi consensi di critica, era piaciuta molto al pubblico, e poi, anche se tu ovviamente difendi in modo sacrosanto la priorità della pagina scritta e del romanzo, certo, la tua mano si vede, si sente. Per esempio, c'era una lettera di un carteggio con l'editore Valentino Compiani prima della pubblicazione di Ferito a morte. Uno dei titoli originali era Leoni di giugno. Quindi in qualche modo le due gestazioni andavano un po' parallele. Sì, la fantasia andava da quella parte, ma mentre la mia fantasia andava da quella parte in una maniera critica e a volte disperata, perché non mi direte che il titolo Ferito a morte è un titolo allegro, però voglio dire, mentre la mia fantasia andava incontro a quel mondo in un senso aspramente critico, perché o ferita a morte o addormentati erano le due possibili fini, ecco, invece nel film Leone al sole sono tutti contenti di vivere come vivono, non sono disperati. È presente anche lì il mito della bella giornata che attraversa Ferito a morte, e cioè anche l'esplosione di vitalità. Però, come tu avevi sottolineato, che nella bella giornata
poi alla fine c'è comunque il ripiegamento malinconico, alla fine alla... Ma la bella giornata non alla è un solo mio, certo. nel libro Se vita a morte. La bella giornata è un'idea in fondo alla testa, un'idea da cui si guarda al mondo in una maniera che include la speranza della felicità, una speranza che ognuno all'origine della vita, quando il dolore del mondo non l'ha ancora toccato, ognuno ha dentro di sé, e quindi è la speranza della felicità, la bella giornata, una speranza però che quando poi entriamo nella vita è ferita a morte, è tutto l'attraversamento della vita, cioè l'attraversamento di una bella giornata, col sole sempre lì, con l'azzurro sempre fermo, col mare sempre calmo, in cui sembra che non accada nulla, e infatti ferita a morte è soltanto il racconto dell'attraversamento di una bella giornata in cui si scopre che poi la bella giornata non è tanto bella come appare, e questa è anche la realtà meridionale, perché la bella giornata è sempre attraversata da un'ombra, l'ombra del dolore, e molti segni di questo attraversamento che indicano il dolore sono sparpagliati nella bella giornata. C'è un polpo agonizzante in fondo a una barca, c'è una spigola trafitta da una freccia che sbatte sott'acqua mentre un filo di sangue sale in superficie, c'è addirittura il bombardamento delle fortezze volanti su Napoli. Napoli ha subito 100 bombardamenti, 100, e quindi questa bella giornata, insomma, inferita a morte, si dimostra che tanto bella non è, però è sempre un'idea in fondo alla testa, c'è una speranza che non si cancella mai, e questo è il senso della bella giornata nel libro Ferita a morte. E sapete come arriva nella testa del protagonista? Lui sta dormendo in una stanza buia e sta in una specie di dormiveglia, un raggio di sole attraverso le imposte attraversa la stanza buia e imprime un geroglifico di luce sul muro. Il ragazzo apre gli occhi, vede un geroglifico di luce tremante sul muro, e quel geroglifico è come un araldo, è come una tromba che suona e dice al dormiente: oggi è una bella giornata. Che significa? Potrà uscire in barca, andare alla pesca subacquea, incontrare delle ragazze. Quindi è la speranza della felicità che in quella stanza buia arriva con quel raggio di luce, e che ferita a morte annuncia così, e così inizia il libro. Ma sapete dirmi come tutte queste implicazioni potrebbero essere trasmesse bene in una sceneggiatura? Non lo so, forse ci sarà uno sceneggiatore straordinario e altrettanto creativo, ma dovrebbe essere uno sceneggiatore che inventa un altro ferita a morte cinematografico. Sorrentino mi aveva promesso, una volta aveva promesso Sorrentino che un giorno l'avrebbe fatto comunque quel film, perché quel libro è troppo innamorato. Io glielo ho detto a Sorrentino: tu sei bravo, ma non ti illudere. Però tornando a Leoni al Sole, nonostante le evidenti differenze con il libro, che per te è importante sottolineare,
il mito della bella giornata, la vitalità, il vitalismo sfrenato, sia pure in sedicesimo, sia pure in maniera ridotta, perché è chiaro che il film ha una valenza relativa, però la iubris che si trasforma in nemesis, ci sono anche questi personaggi vitelloni di provincia che alla fine un certo ripiegamento interiore c'è, anche si vede quando nel finale ci sono le barche. Tu stai difendendo Leone al Sole, e io, siccome voglio bene a Vittorio Caprioli, esatto, ancora io volevo portarti Caprioli semplicemente a parlare di Vittorio e di Franca. Ma Vittorio, quando avete lavorato al film, che succedeva? Che c'era anche insomma, una creatività del momento? Io devo dirvi una cosa, che uno dei momenti più belli della mia vita li ho passati con Vittorio Caprioli, e li ho passati proprio facendo la sceneggiatura di Leone al Sole, perché facevamo questa sceneggiatura e ridavamo continuamente. E io pensavo, mi diverto e mi pagano pure, perché allora le sceneggiature erano pagate abbastanza bene, e con i soldi di Leone al Sole io mi comprai anche una Spider, una cosa inimmaginabile per un impiegato della televisione quale io ero allora. E quindi voglio dire, io voglio bene a quel tempo, a quel momento della mia vita in cui ho fatto Leone al Sole, e Vittorio Caprioli rimane nella mia memoria come uno degli amici più cari e divertenti, anche perché lui mi guardava come io non guardavo me stesso, perché Vittorio mi guardava come se io fossi un genio, e io invece non mi sono mai pensato come un genio, però mi piaceva che Vittorio mi guardava così. Era meraviglioso il rapporto d'amicizia che c'era tra me e lui, ma devo dire che oltre il rapporto che c'era tra me e lui, quella era un'epoca in cui l'amicizia era fondamentale, perché con tutti gli amici c'è stato un rapporto bellissimo, e soprattutto un rapporto creativo, perché non erano soltanto i sentimenti che circolavano tra me e Patroni Griffi, tra me e Vittorio Caprioli, tra me e Franco Rosi, tra me e Peppino Patroni Griffi, ma erano lavorare insieme, a inventare le cose, a guadagnare dei soldi. Insomma, l'amicizia, quando è così, non è bella, è bellissima. E io non sarei quello che oggi sono se non avessi avuto gli amici che ho avuto. Adesso sto scrivendo un libro intitolato Ai cari amici addio, perché voglio scrivere un ricordo di tutti gli amici miei che sono morti, e purtroppo non faccio il tempo a scrivere uno che è morto che ne muore un altro, data la mia età, e quindi mi devo affrettare a fare sto libro, perché sennò i morti sopravanzano i vivi, ecco. E l'amicizia per me è un sentimento raro e importante come l'amore. Io non sarei quello che sono se non avessi avuto gli amici che ho avuto, ecco. Poi è un sentimento, quello dell'amicizia, poco raccontato, e invece è fondamentale, sarebbe bellissimo raccontarlo, il sentimento dell'amicizia, ma non è facile, perché l'amicizia è un sentimento complesso, come l'amore, che ha tanti lati positivi, negativi e perfino perfidi, perché non c'è peggior critica che un grande amico, perché quel grande amico sa tutto di te, conosce i tuoi punti deboli. E quando puoi infilare, diciamo così, una nota critica sul tuo carattere, sulla tua persona, eccetera, la infila, ma la infila per amicizia, che è tutta un'altra cosa dell'avversione, ecco. Volevo chiedere una cosa, mantenendo sempre sull'amicizia, insomma, altri due grandi amici sono stati
abbiamo citato adesso, Peppino Patroni Griffi e Franco Rosi, no? Due artisti diversissimi però, tutti, ma voi da quando vi conoscevate? Perché non riesco a immaginare due artisti, più diversi. Ma come persone invece quanto erano ma diversi? Ma guardate, Franco Rosi era il professore, era chiamato il professore perché era sempre, prendeva sempre tutto sul serio, non so chi diceva che prendeva sul serio perfino quando andava al bar e ordinava un caffè. Era una persona molto seria, molto precisa. Peppino Patroni Griffi invece era fra di noi il più fantasioso come artista, è il più multiforme, tant'è vero che lui ha fatto il regista cinematografico, il regista teatrale, il regista televisivo, ha inventato una nuova maniera di trasmettere per televisione l'opera lirica nei posti reali, per esempio la Tosca, a Castel Sant'Angelo, alla chiesa de, come si chiama la chiesa? Sant'Andrea della Valle. Come? Sant'Andrea della Valle. Sant'Andrea della Valle. E quella era un'opera di ingegneria televisiva quasi miracolosa, perché bisognava far coincidere la musica con i movimenti della troupe che andava da un posto di Roma all'altro. Era una cosa, io non so come ha fatto a farlo, perché la trasmissione, pensate, era in diretta. Il mondo visione. E quindi mentre loro giravano nei luoghi avveniva la trasmissione, era una cosa quasi miracolosa. Questo per dirvi che Peppino, anche dal punto di vista tecnico, come regista, la sapeva lunga. Come artista invece, secondo me, era talmente travolto dalla sua fantasia che spesso non riusciva a controllarla bene. La controllava abbastanza bene quando scriveva i suoi racconti, ma non la controllava abbastanza bene qualche volta quando faceva altre cose. Però come commediografo, per esempio, è stato un commediografo di grande successo. E la cosa strana di Peppino Patroni Griffi è che, pur essendo così favorito dal successo, pur avendo avuto un successo pubblico più forte di tutti con le commedie, perché col cinema, eccetera, eppure lui è stato sempre considerato un irregolare, uno un po' come a parte, e non ha avuto, secondo me, come scrittore, tutti i riconoscimenti che meritava, anche se Alberto Moravia, la Ginsburg, la Morante lo consideravano un bravo scrittore, anzi avevano definito per lui un dicevano che lui aveva uno stile d'acqua, per dire che aveva uno stile molto fluido, molto semplice e molto naturale. Quindi voglio dire, Peppino aveva tante personalità, Franco ce n'aveva una sola e io lo stesso. Con Peppino Patroni Griffi lei ha scritto Identikit, che è uno strano film che verrà proiettato domani. Che verrà proiettato domani e che credo abbia rivisto di recente, no? Non so se... L'ho visto di recente, ma in una copia talmente disturbata che praticamente già il film era complicato e questo disturbo lo ha reso ancora più complicato. Ma ad ogni modo è un film, Identikit, che poteva fare solo Peppino, perché Peppino Patroni Griffi, con tutta la sua intelligenza, con tutta la sua capacità artistica, era un napoletano molto superstizioso. Lui credeva ai segni, addirittura certe volte evitava di incontrare un amico perché un segno era apparso che gli
diceva è meglio non incontrarlo. Aveva ha rifiutato perfino un premio che volevamo dargli, perché un segno gli ha detto che forse era meglio che non prendesse quel premio. E quindi Identikit è un film di segni, un film niente di meno di una persona che vuole suicidarsi, e si viene a sapere che vuole suicidarsi nel libro che ha scritto la come si chiama? La Muriel Spaska, che è una scrittrice molto particolare. Già nel terzo capitolo viene descritto la morte che avverrà. Quindi, come vedete, era un film pieno di presagi, eccetera. Ma questo per dire che apparteneva alla natura di Peppino impossessarsi di temi come quello di Identikit, anche per reagire a una troppa materialità del cinema che si faceva in quel periodo, in cui le cose erano proprio quelle che si vedono e si sentono e si toccano, e Peppino voleva entrare in un'altra dimensione più psichica, più metafisica, che nel cinema italiano era poco frequentata, tranne Dario Argento, c'è stato dopo, ed altri che hanno indagato nell'inconscio, ma c'è stato poca frequentazione del cinema italiano di questa parte dell'animo umano. E Peppino Patroni Griffi, con Identikit, in cui si mescolavano diverse cose, questo proprio volevo fare. Ma poi volevo anche dire una cosa: la costruzione di Identikit appartiene a un tipo di struttura che appunto io anche avevo quasi tra i primi scoperto con Ferita a morte, cioè una struttura complessa in cui la struttura, io la chiamavo la struttura significante, cioè c'era una forma nel modo in cui accadevano gli avvenimenti, una forma che dava senso a tutte le altre parti del film o del libro. La struttura, io la chiamavo la struttura simbolica, cioè è quel modo di costruire gli avvenimenti che accadono in un libro o in un film non attraverso una normale successione cronologica come avviene negli avvenimenti normali della vita, ma in un altro modo, facendo accadere le cose in modo diverso da quello della successione temporale, che è quella più logica. E questo altro modo in cui le cose accadono crea appunto questa struttura, questo scheletro, diciamo così, che dà significato a tutte le altre parti del libro, un significato particolare determinato proprio da quella struttura e proprio nella direzione che quella struttura indica. Ora sono cose un po' complicate, spero che io riesca a farle arrivare, ma insomma sono i problemi di un attore, di un artista quando crea, ecco. Raffaele, tra le peculiarità di Peppino avevi raccontato che, avendo scelto Liz Taylor come protagonista, lui non parlava l'inglese, ma magicamente era riuscito comunque a comunicare bene con lei. Sì, Peppino era particolare in queste cose. Poi questo film è un film anche che si avvale dell'amicizia di due persone che erano amici anche per affinità omosessuale. Cioè Patroni Griffi era omosessuale dichiarato, anche se era, diciamo così, una persona in cui questa sua omosessualità dichiarata era talmente leale e talmente normale che non ha dato mai fastidio in tutta la vita. Ma voglio dire,
lui era amico di Rossellini, il nipote produttore Franco Roberto, di Roberto Rossellini. Roberto Rossellini era una delle persone più raffinate che io ho conosciuto della mia vita. Era omosessuale, era bello, scusa, era Dudu, tendi, scusa, Dudu, aveva Dudu, il nome perdona, Rossellini e in America era venerato. Scusa, ti devo confutare. Hai detto Roberto, è Franco Rossellini, volevi dire? Sì, il ragazzo, quello giovane. Sì, Franco. Franco era il suo cugino produttore. Franco. Era un ragazzo meravigliosamente avviato e in America queste cose, diciamo così, sono molto amate e valutate. Questo spiega come è successo che Liz Taylor, una delle attrici più importanti dell'epoca, abbia accettato di fare il film con un regista italiano che non era in America questo nome affermato. E Liz Taylor è venuto e la cosa strana è che anche Andy Warhol, sempre per la stessa ragione, sempre per il tramite di chi è Franco Rossellini, arriva a fare parte del cast. Ed era una cosa talmente, diciamo così, strana, perché Liz Taylor in quel momento era una delle più famose attrici, più amate attrici americane nell'epoca in cui lei, degli amori con Burri, insomma era il massimo. Io dissi a mia madre: vieni a vedere Liz Taylor, te la faccio conoscere, perché mi sembrava divertente che mia madre, una signora napoletana che aveva sempre visto queste attrici americane nei film, a un certo punto ne conoscesse una. Infatti la presentai mia madre a Liz Taylor e feci pure la fotografia di mia madre con Liz Taylor. È andato fotografia, l'ho perduta, non la trovo più, ma era molto divertente perché c'era, diciamo così, un lato ironico in questa fotografia che io volevo sottolineare. Ad ogni modo, le cose andarono abbastanza bene, nonostante il carattere difficile di Patroni Griffi e di Liz Taylor, i due legarono in qualche modo. Ecco. E il film, secondo me, non è un grande film, però è un film insolito, difficile, un po' noioso a seguire, ma insomma, io l'ho scritto, colpa mia, insieme a Patroni. Devi invitare a vederli domani. Proprio lì che abbiamo fatto la struttura simbolica, per esempio. Cioè, praticamente, il fatto che lei sarebbe stata assassinata è stato detto prima che, insomma, lei fosse assassinata. Cioè, lei era un personaggio che era segnato e andava incontro a un destino. Insomma, come quei segni che Peppino, superstizioso, voleva far entrare anche nel racconto. Domani pomeriggio verrà proiettato anche C'era una volta, che è il film di Franco Rosi che voi avete sceneggiato prendendo spunto dal conto dei punti. Con Sofia Loren. E Omar Sharif. È stato uno dei film in cui la parte di Sofia Loren era proprio molto adatta ed era anche un film che aveva delle qualità, diciamo, di immaginazione, soprattutto nella ripresa, che erano molto interessanti, perché questo film nasce da una novella rielaborata da me, Tonino Guerra e gli altri sceneggiatori, nasce da una novella del Pentamerone, che è Lo Cunto degli Cunti, uno dei libri più importanti del Seicento napoletano, che è stata un'epoca da cui Matteo Garrone ha tratto il film nuovo. Matteo Garrone ha appena girato un film. Ah, sì, infatti, bravo. Ed è un Cunto degli Cunti. Era facile. È una raccolta di novelle che ha informato i fratelli Grimm, Perrault, cioè da Napoli sono uscite delle cose che poi hanno fatto i fratelli Grimm, hanno fatto il giro del mondo, e questo Pentamerone, il Cunto degli Cunti,
contiene tante novelle, tra cui una è appunto quella che abbiamo scelto. E Franco Rosi è stato bravo perché ha fatto intravedere il barocchismo di questo tipo di racconto, creando delle immagini in cui, per esempio, c'era una frittata fatta con 1000 uova, c'erano 1000 pulcini che uscivano dal nido di una chioccia. Insomma, era un film interessante per la sovrabbondanza e l'esagerazione che era stato messo in ogni inquadratura. E così è venuto fuori un po' il barocco della scrittura. Ecco, Dudu, volevo chiederti meglio il tuo rapporto di collaborazione con Franco Rosi, perché tu hai sceneggiato con lui 4 film, a partire dalle Mani sulla città, poi Uomini contro, Questo c'era una volta, e a seguire, con film, con a seguire Rosi, anche Cristo si è fermato a Eboli. Ma quello che insomma è stato l'inizio della nostra collaborazione è stato Mani sulla città, il cui soggetto è appunto mio e di Franco, e mi ricordo benissimo come nacque. Stavamo camminando per le strade di Roma, Franco stava in cerca di un soggetto, mi disse: Dudu, ma insomma fatti venire un'idea. E io disse: perché non facciamo, era l'epoca in cui la speculazione edilizia e la, il sindaco Lauro stavano devastando la città di Napoli, la cartolina col pino, la famosa cartolina, ce la sognavamo perché la stavano completamente distruggendo, e noi sapevamo che quando si trasforma l'urbanistica di una città attraverso la speculazione edilizia, si trasforma anche la morale degli abitanti che abitano la città. Tant'è vero che lo vediamo adesso quando sentiamo, come si chiama lì quella specie di costruzione? Le vele, ecco, per esempio, si trasforma l'abitato, si trasforma pure la morale, questo è un dato. E comunque, insomma, la Mani sulla città fu un film che fece epoca, perché nacque in un momento in cui, insomma, dalla parte opposta c'era niente di meno la Democrazia Cristiana, ed anche se a Venezia prendemmo il Leone d'Oro, Franco prese il Leone d'Oro, insomma c'era una parte dei giurati che ostacolò fortemente quella premiazione. Ad ogni modo, la particolarità di Mani sulla città è una specie di, come dire, raffinamento del neorealismo, che cominciò quando Franco ed io andammo in Spagna a girare La vita di Dominguín, che era un torero allora molto famoso, anzi non era Dominguín, era Miguelito, e noi facemmo il giro di questa tournée di Miguelin. E la cosa interessante allora fu la vicinanza della macchina nell'arena, la vicinanza della macchina da ripresa cinematografica di Franco Rosi nell'arena. Era una vicinanza addirittura pericolosa, perché sembrava quasi che la macchina da ripresa di Franco fosse nelle condizioni del torero, con gli stessi rischi, e certe volte ci furono gli stessi rischi. Perché ho detto questo? Perché poi quella vicinanza nel film Mani sulla città fu ripresa, e fu la vicinanza in cui ci accostammo al consiglio comunale, che sembrava
accadere veramente in quel momento, mentre lo giravamo sotto i nostri occhi. Avete capito perché? Perché la vicinanza fu una vicinanza che andò oltre il realismo, fu più vicina della vicinanza dei film di Rossellini e di De Sica e dei film, diciamo così, neorealisti in generale. Fu un ulteriore passaggio che creò, diciamo così, una forma cinematografica che poi dopo si impose con gli altri film di Franco fino ad arrivare a Cristo si è fermato ad Eboli, che anch'io ho sceneggiato con Franco, che secondo me è uno dei film più belli di Franco, perché gareggia in bellezza e nella descrizione e nella scoperta di questo sud d'Italia col libro di Levi, e anzi sta all'altezza del libro di Levi, anche se è derivato dal libro di Levi, perché ci sono a volte dei film che gareggiano con la bellezza del libro da cui provengono. Ce ne sono pochi, ma Cristo si è fermato a Deboli è uno di questi film. Una piccola curiosità riguardo a Rosi. Tra l'altro Rosi, ricordo, abbiamo dedicato un... Come? Al rapporto con Rosi abbiamo dedicato un altro incontro con Andò, che trovate su YouTube, credo già. E mi veniva però una curiosità. Credo che in alcuni di questi film ci fosse come collaboratore anche Tonino Guerra. Tonino Guerra c'è, ecco, sempre il stato. Rapporto tra La Capria, Guerra e Rosi. Io e Guerra eravamo diversissimi, perché Guerra era, diciamo così, aveva un'immaginazione avanguardistica e io invece l'avanguardia non la potevo sopportare. Ma nonostante ciò, anche questi modi diversi di vedere il mondo, quando si stava con Tonino Guerra, si integravano, perché lui metteva una scheggia e io ne mettevo un'altra, e quindi le cose... Con Tonino Guerra avevi sceneggiato anche sabato... Con Tonino avevi sceneggiato anche sabato, domenica e lunedì per Lina Wertmüller. No, sabato, no. Domenica... E lunedì in una fase iniziale insieme con Lina Wertmüller senza Tonino Guerra. Forse era prima, quando doveva farlo Risi prima di primo tempo. Ma allora io non partecipai. C'è stata... Io partecipai a sabato, domenica e lunedì. Ecco, puoi raccontare qualcosa della collaborazione con Lina Wertmüller? Sì, io arrivavo sempre in ritardo la mattina, perché Lina cominciava alle 7 e io alle 7 non mi sono mai veramente svegliato, e quindi arrivavo sempre da Lina in ritardo, assonnato e svogliato. Trovavo Lina alla macchina da scrivere che diceva già ho scritto una frase, mentre diceva già ho scritto una frase ne scriveva un'altra, perché Lina era un'estrosa improvvisatrice, era un'avventuriera, diciamo così, della scrittura, però non so come le sue avventure andavano abbastanza bene, ed era una che guardava alle cose con una totale spregiudicatezza. Per esempio, non so se voi vi ricordate, mi pare che era Pasqualino Sette Bellezze, non mi ricordo. L'immagine, no, lei fece una cosa straordinaria, fece una specie di irrisione dei campi di concentramento, che è stata l'unica veramente riuscita, più ancora di quella di Benigni, perché Lina è riuscita veramente a far ridere sui nazisti, e ha fatto quella scena straordinaria in cui la capo cicciona vuole essere posseduta dal povero Pasqualino, che fa parte dei poveri internati, ed è
una scena divertentissima. E poi me ne ricordo un'altra, perché Lina non si ferma davanti a niente. Quando lei fa spogliare una grassona e alla fine questa grassona straripante proprio di grasso, fa pensare addirittura ai dipinti di Freud, pittore, non un psicanalista, insomma fa vedere il culo di questa mostruosa grassezza in una maniera tale che questo culo arriva in faccia allo spettatore in una maniera così impudente e così straordinariamente espressiva che tu nello stesso tempo sei stupito, sei divertito e sei anche in qualche modo, come dire, come di fronte a qualche cosa di soprannaturale che diventa importante come l'essenza della materia e della creazione. Insomma, le cose Lina riusciva a farle, le riusciva a fare con delle incursioni, diciamo così, della sua immaginazione, perché lei non è un'artista, diciamo così, controllatissima, ma proprio questa sua mancanza di controllo fa venire fuori delle punte di espressionismo che nel cinema italiano sono insolite. Io una domanda, magari per qualche commento del pubblico, volevo soltanto, c'ho 93 anni, lo so, non mi sono scocciato, infatti abbiamo quasi finito, se c'è qualche progetto, qualche progetto di film che ho lavorato che non è stato realizzato, particolarmente curioso, interessante, qualche sceneggiatura che poi non si è fatta, ecco, una di cui io di sceneggiature che non se ne sono fatte non ho partecipato, per fortuna tutto quello che ho immaginato si sono fatte, ci ho guadagnato anche dei soldini che mi facevano comodo, poi basta, forse sì, un film con Damiano Damiani che volevamo fare, da una commedia che nasce da una sceneggiatura di Damiano Damiani che si intitolava Il re ferito, che era molto bello, un progetto molto bello basato su una cosa interessante, cioè sull'invidia che nasce dall'ammirazione. Cioè tu, siccome ammiri molto una persona, lo invidi, e questa invidia, diciamo così, abbassa lo scontro, ecco. Un'ultima cosa, e poi magari se c'è qualcuno che vuol chiedere qualcosa ovviamente lo può fare, senza che ti stanchi troppo. A proposito dei registi con cui hai collaborato, abbiamo citato quelli con cui hai girato più spesso, ma ci sono state esperienze con Comencini, con lo stesso Damiani che ha fatto una trasposizione dal Genio, che è un'opera teatrale che avevi fatto con Albertazzi, si chiama Gioco al Massacro ed era con un film con Elliot Gould e Thomas Miller. E poi un grande regista e anche un uomo molto umanamente simpatico e rigoroso era Comencini, che ha fatto il più bel Pinocchio che io avevo mai immaginato. Io volevo, insomma, li ho conosciuti un po' tutti. Ecco, però un film per la televisione dove tu eri, forse non eri citato esplicitamente tra gli sceneggiatori perché eri funzionario della RAI e non potevi firmare, era Il meraviglioso diario di un maestro di Vittorio De Zeta. Sì, io ero funzionario della televisione e Vittorio De Zeta aveva a che fare con me dalla parte, diciamo così, della televisione per il suo film, come si chiamava il film? Questo, Diario di un maestro. Diario di un maestro, ecco. Io avevo il compito di accettare questa idea che per i miei superiori
televisivi era inaccettabile, inaccettabile assolutamente, perché loro volevano il copione, volevano la sceneggiatura, volevano gli attori, e nel film immaginato da Vittorio De Seta non c'era un copione, perché doveva succedere tutto mentre si girava, non c'erano degli attori perché c'era solo uno che faceva il maestro, il diario del maestro. Insomma, non c'era nessuna delle condizioni che i miei superiori avrebbero voluto per accettare di fare il film di Vitti De Seta. Io non ho collaborato a quel film perché è un film che si faceva girandolo, ma posso dire a chi non lo sa che se non c'ero io che attutiva tutte, diciamo così, i contrasti tra Vitti De Seta, che era un uomo intransigente, e la televisione, che era un organismo burocratico, se non c'ero io a far da tramite, il film Diario di un maestro non si sarebbe fatto. E invece si è fatto, ringraziando il Dio, perché è uno dei film più originali, strani e nuovi che si potevano fare. Infatti in Francia fece furore. Non so, ci sono delle... La vogliamo, sì, la vogliamo chiudere qua? Dice Raffaella Gabri. No, voglio dire una cosa. Ecco. Una sola ultima cosa. Io sto parlando sempre di cinema, ma a me la cosa che interessa di più è la letteratura. Io sono uno scrittore e vorrei annunciare, anche se il pubblico non gli interessa perché gli interessa il cinema, che io sono uscito due volte nella collana I Meridiani di Mondadori, è la collana dove insomma pubblicano tutti i più importanti scrittori del mondo. A casa ce n'ho una raccolta di questi meridiani, sono tutti morti, tutti tranne io, citati, e Arbasino e ora consolo, siamo gli unici superstiti di questa collezione che raccoglie i libri più importanti che sono stati scritti. E nel meridiano che è uscito in questo gennaio, il mio meridiano, intitolato La Capria Opere, ci sono tutti i libri, e sono una ventina, che io ho scritto da quando ho cominciato fino a 93 anni. Questo lo dico perché avevo il dovere anche di presentare me come scrittore, visto che tutta la mia vita l'ho passata scrivendo. Grazie. Grazie mille, Raffaella Capria, classico della nostra letteratura, ma anche, dobbiamo dirlo, uomo visitatore del nostro cinema. Grazie a tutti per aver partecipato, grazie a Fabrizio Corallo e grazie ancora a Raffaella Capria. Una persona che vuole fare una domanda. Si può fare una domanda? Sì. Vorrei sapere, collegandomi... Aspetta, c'è una persona che vuole fare una domanda. Sì, collegandomi proprio a questo... Chi ha una penna? Qual è il suo nome? Matilde. Possiamo passare il microfono. Prego. Sì, buonasera. Chi vuole fare una domanda?
vorrei sapere, collegandomi a questo discorso, letteratura e cinema. Ora, scrivendo uno può immaginare, può creare dei mondi fantastici, può creare, no, grandi avventure. Nel cinema a volte, anzi forse sempre di più o quasi molto spesso, si è limitati un po' dal budget, no, per scrivere per cinema. Ogni sceneggiatore vorrebbe avere il massimo. Che cosa ne pensa invece di questa possibilità che forse da un certo punto di vista danno un po' in più i mezzi, cioè il computer, la computer grafica, i mezzi moderni, il cinema digitale rispetto al peso e alla materia della pellicola che obbligava? Non ne so niente. ma se le dicesse oggi lei può... Il computer è un aggeggio che io considero con una certa inimicizia, perché i nostri rapporti si guastano continuamente mentre io lo adopero. No, io voglio dire che l'unica differenza è stata questa, che mentre lo scrittore è un uomo solitario, invece lo sceneggiatore spesso ha a che fare con altri sceneggiatori. E dunque la stesura di una sceneggiatura è un affare più democratico, nel senso che hai a che fare con altre persone che hanno lo stesso valore che hai tu, e la stessa importanza. E quindi questa è la prima cosa. L'altra cosa importante è che un film è come un tavolo, deve stare in piedi su quattro zampe. Se non stai in piedi non funziona. Allora l'altra cosa importante della sceneggiatura rispetto alla narrativa solitaria è il fatto che la sceneggiatura ti rivela l'importanza di questa costruzione, cioè il film come un qualsiasi tavolo deve stare in piedi su quattro gambe. Questa è l'unica cosa. Grazie. Grazie. Grazie.